Inizia con un KO il 2024 del Pineto. Al Mariani Pavone nella prima di ritorno passa il Gubbio 1-2 in rimonta. Gli Umbri sono i primi a vincere in casa della squadra di Amaolo in questa stagione. L'ultimo KO dei Teramani un anno fa, il 15 gennaio 2023 contro il Fano in Serie D. Per Volpicelli, oggi decimo gol in campionato e compagni, la vittoria ora manca dallo scorso 3 dicembre in casa contro il Sestri Levante. Nell'ultimo mese due pareggi e due KO consecutivi. A Sassari contro la Torres prima della pausa natalizia e oggi pomeriggio contro il Gubbio dello stratega Piero Braglia. Gli Umbri vanno sotto dopo 17 secondi con il solito guizzo d'autore di Volpicelli, ma non si perdono d'animo e costruiscono già nel primo tempo la rimonta da 3 punti. Al nono pareggia i conti Udo, che beffa Tonti con un delizioso scavetto. Prima dell'intervallo il vantaggio ospite, ripartenza letale avviata dall'abruzzese di Massimo. Ancora Udo da sinistra, alza la testa e vede arrivare il liberissimo Mercati, che prende la mira e infila la porta pinetese. All'intervallo padroni di casa in svantaggio e gelati dal ribaltone Baltone e Ugubino. Nella ripresa gli episodi potrebbero dare una mano ad Amaolo. Al 50° di Massimo ingenuamente si fa buttare fuori dall'arbitro per una manata a De Santis. Umbri in 10. Il tecnico ridisegna l'assetto passando ad un 4-2-3-1 offensivo che però non produce grandi risultati fino al 90°. Nonostante il rosso a Baggi all'ultimo minuto, il Pineto riesce a costruire due occasioni per pareggiare, ma le sciupa. Prima Chakir di testa fuori di pochissimo, poi clamorosamente Teraschi al 97°. Sulla respinta di Vettorel il pescarese calcia al volo di sinistro nella porta vuota, ma non trova lo specchio. Cade il fortino del Mariani Pavone. Domenica prossima a Chiavari contro l'Entella ripartirà la corsa salvezza della squadra di Amaolo.